Express. Chiudiamo la settimana con un dolce, perché bisogna chiudere la settimana in bellezza, ci si avvicina al weekend e quindi domani mattina, per esempio, che è sabato, potreste svegliarvi e preparare questa colazione a vostra moglie, alla vostra fidanzata, oppure voi mogli e mariti, ma ci sono sempre le mogli che fanno mariti, quindi io direi voi mariti, voi fidanzati, preparate questi French toast alla vostra amata o ai vostri figli, e così vostra moglie sta nel letto per un giorno, si rilassa, si riposa. Quindi facciamo questi French toast, che sono del banalissimo pane in cassetta che viene passato in una pastella di uova e cannella e poi latte, e poi li soffriggiamo con un po' di burro, vabbè, ovviamente un po' di calorie ci vogliono, e li condiamo con zucchero di canna e sciroppo d'acero. Bene, cosa facciamo quindi? Prendiamo l'uovo, poi prendiamo un poco di cannella, questa potete anche non metterla, è opzionale, a me piace molto, quindi io ce la metto, come dice il nostro amico chef pasticcere Armando Palmieri, mettiamo cannella come se piovesse, poi ci mettiamo un po' di latte. E poi c'è una versione un po' più, diciamo, più grassa, che invece del latte usa la panna, però noi facciamo la versione più leggera perché ci vogliamo mantenere più leggeri. Mescoliamo il tutto, ok, pronto, una ricetta velocissima, anche se la sera avete voglia di un dolce e non avete niente a casa, basta avere un pezzettino di burro, un po' di pane, anche del pane fresco, non per forza il pane in cassetta, e vi preparate questo dolce dell'ultimo minuto, che ha sempre un suo perché, soprattutto nei momenti di canna, che uno ha bisogno di prendere qualcosa di dolce, risolve molto bene. Poi lo condiremo, come vi ho detto prima, con lo sciroppo d'acero, oppure se non avete lo sciroppo d'acero anche un po' di miele va bene, e il nostro zucchero di canna, che dà un po' di croccantezza. Che facciamo? Mettiamo il pane nel nostro uovo con il latte e la cannella. E poi mettiamo in pentola. Che succederà a questo pane? Si ammorbidirà grazie al latte, no? Alla parte liquida, ma nello stesso tempo fuori farà una bella crosticina saporita. Si chiamano French toast, ma in realtà è una ricetta che viene, cioè, si usa moltissimo per la colazione inglese e soprattutto americana. In America i French toast sono un must. Io li ho scoperti 20 anni fa in America. Mi ricordo che buonissimi, mi facevano impazzire. Non è pronto perché si deve proprio dorare, si deve bruciacchiare. Poi ci mettiamo un po' di zucchero di canna già sul piatto. Un pezzetto di burro. Eccolo, stanno prendendo il loro bel colore. Questo è perfetto, lo possiamo togliere. Anche questo. Ok, chiudiamo il fuoco, ci aggiungiamo un altro poco di zucchero di canna sopra che dà l'effetto croccante, poi prendiamo lo sciroppo d'acero,
Poi invece della ciliegina sulla torta ci mettiamo la fragolina sulla torta. Questi French toast stanno molto bene anche abbinati con della frutta. Questo frago, io c'ho delle fragole in questo caso, che danno un po' di freschezza al piatto, oltre che un po' di colore, ma diciamo soprattutto freschezza, visto che comunque è un piatto abbastanza ricco di sapore e di caloria. Eccolo. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!